Buonasera, amici di YouTube. Endgame arrivato. Lo aspettavamo da forse qualche settimana più avanti, magari immagino oltrato. Invece hanno deciso di farlo arrivare il 29 aprile. E oggi ufficialmente inizia l'endgame, ossia, come ho spiegato prima in chat, ragazzi, è un videogioco che adesso prende, diciamo, direzioni così, diciamo, simpatiche. E vedremo delle robe molto molto ambigue, quintetti sempre molto, diciamo, discutibili, dove la pallacanestro l'abbiamo seppellita sotto il tappeto, penso già da qualche mese, ma in questo caso l'abbiamo affossata, abbiamo anche tirato giù la terra. Andiamo a vedere le carte che sono uscite oggi. Allora, iniziamo da adesso. Will Barton è il solito grind che ci porterà un Dark Matter probabilmente scarso. Larry Sanders, il primo. Sono collezioni glitched, quindi non solo abbiamo carte forti, ma sono anche glitchate, quindi unlucky. 6.11, 7.5 di wingspan. Allora, interessante però, attenzione. È veloce, buona difesa, 88 da 3. Clamoroso. Sniper off, un peccato. Stick off. Oh, quanta difesa, oh. C'è pure blinders, sniper, questo è glitchato al tiro. Che animazioni c'ha? 7, shot, 17 a very quick. Ah, c'è il tiro di Mutomba very quick, fundamental. Vabbè, che gli vuoi dire a questo? Mica la posso bocciare. Bella carta, oh, come starter. Ottimo 4. Tra l'altro, fucking Wiseman, peccato. È una carta straripante in realtà. Cioè, guardate, per essere un pink, potesse essere un nuovo ball ball. Il problema è che non è alto come ball ball, che ball ball è alto 7-2. Però le braccia ci sono, come alla grande dovrebbe andare bene. Il problema è il tiro, che è un 7 shot. O vi piace o non vi piace. Se vi piace, a very quick, comunque c'ha le mani di Rudiger, potrebbe essere buono. Non lo posso bocciare perché è forte, perché comunque c'ha un sacco di badge, soprattutto in difesa. E c'ha dal tiro, no? Quindi c'ha sniper e the die off, col prende e tira. E in difesa comunque è un god. Quindi questo comunque c'è una bella CPU. Tendenze dovrebbe averle buone. Vedi, 92, 97, c'ha belle tendenze. È una bella carta, assolutamente, però se avesse avuto il rilascio dell'anno scorso, sarebbe stato in campo, però. Inizia da poco, chi starta oggi come al solito. È una bella carta da provare. Ci avrà tutto il tiro, spero. Non c'ha manco circostrise. Cioè, se deve fare. Non c'ha manco blinders. Cioè, in regia. Che ci fa qua regia? Ma che cosa deve fare sto cosa? Poi mi leggi i commenti, sto volando. Per i W cosa? Quale W? Io cane. Quale promosso? Affanculo, Jason Williams, un genanio. E levate. Sick, ma attenzione, lui invece potrebbe essere un'ottima valida alternativa a quel cosa che era uscito là, che non mi è piaciuto a me. Come si chiama? Il Jermaine O'Neal. Non mi è piaciuto per niente. Allora, difesa ci siamo. È veloce, 93, glitchato penso al tiro. Andiamo a vedere un po'. Contro la palla ce l'abbiamo, rimbalzo ci sta. Vabbè, una bella carta. Limite stake off, no, fast twitch, blinders, the die, sniper, that's a bad badge. Primo passo, in difesa ce l'ha intercettore, intimidatore, brick wall, rim protector. Non ha chiaramente minaccia, che di solito lo mettono ai lunghi buggati, tipo David Robinson, però. Quindi non può andare sulla palla, per esempio. Quello che sto vedendo. Ah, il 22. Il 22 di Butler, no? Sì, Butler a very quick. Oh, buone tendenze, che vuoi dire? Bella carta, Sigma, cioè. Braccia un po' cortine, però, 7.2. Ho visto di meglio, però. E niente male, niente male. Promosso. Compratevelo, sembra buono. E D'Angelo Russell, ecco. Lui, invece, è molto interessante. Come playmaker, perché tanto non è troppo basso, cioè buona wingspan, è velocissimo, 88 di interna, regà, hanno glitchato in difesa, è una cosa devastante, 80 di scacciata, beh, serve la scarpetta, però c'ha 94 a 3, veloce, e Giant Slayer solo, insomma, però c'ha Circustris, Chef, e Sniper, peccato per i blinders, che dovrebbe, peccato proprio, però vabbè, comunque oro ce l'ha, primo passo. Tanta difesa, ball stripper, intercettore, intimidatore, pick dodger che è rarissimo, pick pocket. Oh, è D'Angelo Russell, ne sa, c'ha quick, no, c'ha shifty, peccato. Non lo boccio.
Dirk Nowitzki 7.1 alla grande alla centro, 65 Hall of Fame, what the fuck, tutti 99, un invincible, what the fuck. Poi c'ha a tutti, vabbè, invincible, però non c'ha Handles, tacci loro. Vabbè, tutta la difesa, vabbè, questo è, che gli vuoi dire a questo. Dirk non sia very quick, fundamental, beh, un lungo. Ok, adesso Dirk rilascia very quick, non lo sappiamo. Alcune ci vogliono 4.000 carte. Potranno farlo meglio. Io non mi esprimo a riguardo, lo devo provare perché lo proverò e ve lo porterò in live, quindi non dico niente su sto Dirk, magari è un god. Larry Bird. 6 e 9, braccine, continuo a dire per Larry Bird, il suo grosso difetto è avere le braccine, in cui, soprattutto su Next. E veloce, ottima difesa, come al solito 98, intanto non mi fregano perché mettono sempre, per esempio prendiamo il questo qua, quando era uscito 85 era tantissimo di velocità, però non si muoveva, perché è pesante Larry Stan in game, non so perché ma è pesante. Non so da cosa dipenda, ma forse dalla forza, che ce n'ha troppa, non lo so, ma è pesante in game e rilascia, è lento. Ora vediamo un po' very quick, spero che abbiano messo, beh, i badge come sempre sono allucinanti al tiro, in difesa pure fa il suo, in regia non gli mettono mai niente di che, c'ha shifty, Larry Bird a very quick, tocca provarla, non c'ha grandi palleggi, c'ha le scheppe di merda dei Kobe, però con la combo di Rose comunque non è male, tocca provarlo. A me non mi ha convinto mai solo Larry Bird. Io lo boccio ancora perché per un fatto di body type proprio, per un fatto che su Next è troppo piccolo per giocare da 3 secondi. Quindi io lo boccio. Spero che su Current sia buono, ma io lo boccio. Non mi ha mai convinto e non mi convincerà quest'anno. Non è l'anno suo, quindi non è che adesso lo boccio tutto l'anno, adesso lo promuovo. Per me sarà lento. E ora andiamo ai due god. Iniziamo da Ben fucking Simmons, 6 e 11 play, clamoroso, le stats giuste, più di 90, peccato l'interna che non arriva a 90, però intanto è enorme, 85 di stoppata pure, un peccato, la 3 a 15 95, cioè con, guardate, un coach qualsiasi, prendi Steph, fa 99 di tiro da 3, 99 di tiro quick, 99 di schiacciata in entrata, c'è anche il rimbalzo, 89, controllo palla altissimo, sniper off, Blenders. Se avete quello del pass, metteglielo subito. Regia iperguida, Handles, primo passo, cassaforte, ce l'abbiamo. Anche il bullet pass è per i pass per i dot. In difesa è devastante, c'è anche il pick dodge. Quick, però le escape non sono un granché. Ben Simmons, mi aspettavo un very quick, è l'unica cosa che non mi fa dire oddio, lo voglio per forza. A un prezzo, lo vorrei a un prezzo umano, non lo vorrei pagare 1.000.000, perché a me 1.000.000 sta carta non è come Jordan, per me non li vale 1.000.000, devo essere onesto, ha delle pecche, soprattutto in attacco, quindi su Current dovrebbe essere il demone finale, come lo è tipo l'aggiornamento finale di Gidey, cioè tipo Gidey per 2, e Gidey su Current è molto forte, lui sarà tipo il giocatore da Current come era l'anno scorso, quel play più o meno stesso impatto. Su Next non lo so, perché siamo pieni di gente che lo potrebbe marcare, perché non è molto rapido con la palla, quindi in attacco non è così tanto devastante. Sì, l'ho visto quel giorno, quindi io, vabbè, lo promuoviamo, cioè stiamo scherzando, ma non so se spendere troppi crediti su non so se mi rompa il game così tanto come ha fatto Jordan, perché è passato un po' di tempo, ci sono più carte in giro, Jordan continua a dominare, quindi non lo so. 1.000.000 è tanto, un milione. Sui 800k ci potrei pure pensare. Cosa che, se non avessi il Mutombo nell'account, non avrei esitazione a mandare 1.000.000 per questo big Yao. Questo Yao per me vale il prezzo che darà il mercato. Big Yao, diciamo, glitchato al tiro, è la cosa più brutta o bella, secondo se vi piace Yao Ming, che poteva succedere in questo gioco, soprattutto su Next, dove domina da mesi. Semplicemente fate il cambio di Yao, 7.6, 7.9 di Wingsman, raga, 7.9, cioè non so se è chiaro, 7.9, solo Wilt, cioè tipo 8.2 che è di più, ma lui è più alto. Cioè, però sempre della velocità, che su Next ce ne sbattiamo proprio, quindi su Current sarà fortissimo, ma su Next sarà più forte di Jordan probabilmente, sarà più impattante di Jordan nel game, perché a 93 da 3 gli hanno alzato la difesa, può arrivare a 90 di
di rubata può mettere 84, comunque onesto, cioè ovviamente del coach che gli dà un po' di rapida laterale. Oh, e dammi Gary, che è quello che c'è dei poveri che hanno fatto il dominio. Vedi, fa 85, poi arriva anche 89 volendo, 88 di rapidità laterale. Rimbalzo 99, cioè sta per esplodere. 98 da 3 con tutti i badge per mesciare. Sniper, limited spot up e blinders. Corner special e prendi il tiro, tutta roba utile. E la difesa gli hanno messo intercettore, gli hanno messo intimidatore, brick wall, box, worm, cioè rim protector. Che vuoi di più da Yao poi? Set shot suo, l'8 è tra i migliori comunque, cioè tra i lunghi comunque non è un brutto rilascio, perché c'ha l'upper release che non è niente male, quella di Kawhi Leonard che ammorbidisce un bot e quindi rende usabile anche un set shot. Very quick. Un demonio Big Yao. Siamo qua, promosso. È devastante. No, miglior carta del gioco, altro che miglior centro. Quindi con questo chiudo, con Big Yao. Se rivediamo alla prossima, che l'endgame sia anche con voi. Arrivederci.